Ciao ragazzi, oggi come detto nel video scorso andremo a recensire questi nuovi campioncini inviati quando ho acquistato da Joli Parfum a Napoli. Il video appunto ve lo lascio qui in alto, così almeno potete andare a rivederlo. Come vi avevo detto, ho acquistato diversi profumi che recensivo in quel video e in altri, e loro mi hanno regalato con un minimo di spesa questi campioncini. Non sono riuscito a recuperare Blanche, come vi ho detto qua avevo Megamare, che ho già recensito nella classifica degli Orto Parisi, mentre qua c'era Blanche di Byredo. Non sono riuscito a recuperarlo, quindi seguitemi su TikTok perché presto vi farò una recensione lì. Oggi, come detto, quindi andremo a recensire questi 2, 4, 6, 8 campioncini inviati in omaggio. Partiamo subito. Io li ho tutti segnati qua, li ho snasati più volte, studiati tutti e segnati sul mio taccuino, sulla mia agendina, con l'aiuto della mia ragazza che scriveva. Perfetto, iniziamo. Andrò in ordine da come mi sono arrivati, da Alexandria 2 di Xerjoff. Io leggerò, all'inizio vi dirò le note. Mamma mia, buono, molto buono all'apertura. Allora, le note di questa fragranza sono in ordine. La testa, in testa abbiamo mela, cannella, legno di rosa e lavanda. Nel cuore abbiamo legno di cedro, pisello odoroso e rosa bulgara. Mentre come note di fondo abbiamo oud, muschio, vaniglia, ambra e sandalo. Questo profumo subito dall'apertura, per poi continuare per tutto il resto della fragranza, mi ricorda moltissimo, infatti l'ho segnato, un odore di parrucchiere. Non so come mai, ma mi ricorda non so che cosa. Probabilmente una nota speziata dolce. Mi ricorda tantissimo il sentore che si ha quando si entra dal parrucchiere. Questo è sicuramente un orientale legnoso e ovviamente ha anche una quantità di spezie abbastanza incisiva, come ad esempio la cannella che si sente sin dall'apertura. Questo appunto, come vi ho detto, oltre a ricordarmi di essere in parrucchiere, mi ricorda molto, cioè mi sa di oud addolcito, perché l'oud si sente una nota sporca, ma questo sporco viene reso pulito da tutte le altre note della composizione. Questo profumo è uscito nel 2012, ovviamente di Xerjoff, penso di averlo già detto all'inizio, e abbiamo come durata e come scia, sillage, abbiamo come durata un 9.3, che onestamente tutti dicono che dura molto. Io non ho ancora provato su pelle questo profumo perché a mio parere è un pochettino troppo dolce, quindi non mi interesserebbe neanche l'acquisto, ma comunque lo vedo, cioè, lo vedo un po' molecolare perché io dopo un po' non lo sento su carta, ma tutti dicono che è molto potente, quindi io non l'ho provato e penso sia molecolare. Quindi durata di 9.3 per la community, mentre il sillage di 8.9, davvero incredibile. Secondo me questo è un profumo adattissimo alla stagione invernale, autunnale che sta arrivando, ma anche in primavera, durante qualche sera. Ci sta, ci sta. Comunque ottimo profumo. Passiamo subito al secondo. Allora ragazzi, secondo profumo Cruda di Morphe. Questo brand non mi ha fatto mai impazzire, non mi ha fatto neanche mai avvicinare a questo, se non appunto in questa profumeria e in questi campioncini regalo, perché appunto, non so se sapete, ma Morphe fa moltissimi dupe, non proprio dupe, ma moltissimi profumi che ricordano altri profumi. Ragazzi, onestamente questo profumo proprio non mi piace. Abbiamo come note di apertura bergamotto, legno di cedro e cumino, infatti mi ricorda molto Déclaration d'un Soir, mi sembra abbia dentro il cumino. Comunque, continuiamo. Note centrali di cuore, rosa damaschena, o damascena, penso damaschena, cannella e chiodi di garofano, mentre sul fondo abbiamo ambra, patchouli, cashmere, labdano, vaniglia, muschio e fave di tonka. La piramide è molto, molto complessa, scusate, e molto, molto, diciamo, articolata. Nonostante questo, a mio parere, questo, in poche parole, è uno speziato dolce. Forse troppo dolce per i miei gusti. Potrebbe anche essere un pochettino, vabbè, sicuramente è orientale, e potrebbe essere un pochettino anche gourmand, probabilmente per le fave di tonka e la vaniglia che ci sono sul fondo. Nonostante questo non mi fa impazzire,
È molto speziato, come dicevo prima, e si sente moltissimo la nota di cumino, che in alcuni profumi mi piace, ma in questo caso proprio stona. Questo profumo, come ultima informazione che vi voglio far passare, a mio naso mi pare molto quasi metallico, quasi pungente, metallico appunto. È del 2013, la durata di questo profumo per la community è 8,5, quindi comunque buona. Il sillage è 7,8 e niente, questo secondo me è un bel invernalone, anche in autunno, però addirittura forse in autunno è anche troppo per me, però sì, inverno-autunno. Non fa il caso mio, andatelo a sentire se vi piacciono i dolcioni speziati, ma state attenti con Morph, che veramente fa qualche cosa che non mi piace molto su alcuni profumi. Andiamo avanti. Terzo profumo, signore e signori, aspettate che cambio pagina, ed eccolo qua. Questo è stato il mio primo Frederick mal sentito in tutta la mia vita. Io non mi ero, nelle profumerie in cui andavo, non mi ero mai avvicinato a questo brand, non perché io non conoscessi la sua qualità, ma proprio per questo, mamma mia, ma proprio per questo io non mi sentivo ancora pronto alla scoperta di questo marchio, a sentire questo marchio, perché probabilmente non l'avrei capito fino in fondo. Mi è stata data l'occasione con due profumi, perché ce ne sarà un altro, e davvero mi ha stupito. Questo, signore e signori, è French Lover di Frederick Malle, ed è 2007, buonissimo profumo. Come note di testa abbiamo iris fiorentino, pimento che sarebbe il pepe della Giamaica, e galbano. Come note di cuore abbiamo angelica, vetiver e legno di cedro. Come note di fondo abbiamo patchouli, incenso e muschio. Ragazzi, apertura e comunque su tutto il profumo, su tutta la durata del profumo, questo mi sa è un verdone ma quasi di erba tagliata, quasi. Cioè, freschissimo, mi dà un senso di tranquillità e di pace veramente assurdo. È veramente qualcosa di incredibile. Mi dà appunto un senso di zen, un senso zen, probabilmente per l'incenso e per queste note verdi in apertura bellissime. Come dicevo, è un verde speziato, anche abbastanza terroso. Si sentono i legni, ma le note principali sono più che altro verdi e terrose. E cosa più importante da dire su questo marchio, su questo brand e su questo profumo è che la qualità si sente tutta. La durata è di 7,5 per la community e il sillage è moderato, 6,7 di sillage. Nonostante questo, ovviamente la qualità è pazzesca, perché sappiamo che il sillage e la durata non sono minimamente sentori di qualità. Questo, a mio parere, è un profumo totalmente primaverile, anche autunnale, di giorno va molto bene, autunno di giorno un po' freschino, e in estate forse un pochettino troppo invece. Forse per le sere d'estate, a chi piacciono i profumi verdi e molto tranquilli, cioè che rilassano, che tranquillizzano. Il naso di questa fragranza, mi sono dimenticato di dirlo, è Pierre Bourdon, lo stesso naso creatore del grandissimo Green Irish Tweed e di Aerolfa. E per i più commerciali, il naso di Cool Water, quindi sotto qui c'è un grandissimo naso e si riconosce. Andiamo subito al prossimo profumo. Il quarto profumo, ragazzi, scusate, Absolute Aphrodisiac, penso si dica così, penso si pronunci così, di inizio ovviamente, è del 2015 questo profumo. Questo, allora, iniziamo a dire subito, subito le note, iniziamo dalle note. No, le note senza piramide, senza niente, sono fiori bianchi, ambra, vaniglia, muschio e castoreo. Questo è stato il primo che ho sentito in realtà di tutti questi, perché leggendo la piramide olfattiva mi ha subito colpito il castoreo dentro. Perché io andavo a vedere e le recensioni dicevano che era un profumo bello dolce, bello appunto sì, dolce, fiorito. E dicevo, questo castoreo come fa a rendere il profumo nonostante questo castoreo dolce? Allora l'ho snasato e ho capito, il castoreo qua dentro, che è una nota animale, una nota sporca, sporchissima in alcuni profumi. Il castoreo è appena percettibile, assolutamente non c'è tanto castoreo qua dentro, perché questo profumo, come dicevano le recensioni, effettivamente è dolce, fiorito, molto, anzi quasi gourmand questo profumo. Quindi il castoreo è proprio leggermente messo inserito dentro. Io lo percepisco perché non è una nota che mi fa impazzire sempre, quindi lo riesco un po' a percepire in questa dolcezza, ma davvero ottimo lavoro. Questi fiori bianchi lo rendono
cremoso, lo rendono molto cremoso e dolce, appunto, per poi renderlo anche floreale o fiorito, non ho mai capito come si dice. Questo ovviamente è unisex, tutti questi sono unisex, ma questo su una femmina, su una donna, su una ragazza, magari sui 20-25, è perfetto. Lo vedo molto meglio su una ragazza rispetto che su un ragazzo, ma ovviamente ognuno può mettere quello che vuole, ma io dico la mia, questo su una ragazza è fantastico. È abbastanza dolce, quindi la sua stagione ideale sarà proprio questa, autunno-inverno, primavera, qualche sera, ma forse per alcuni un po' troppo, per chi non ha problemi ad indossare profumi forti, ci sta anche di primavera. La durata di questo profumo è 7,9 per la community e il sillage è 7,2, anche se secondo me è leggermente più scioso, più forte, ecco. Comunque, ottimo profumo, passiamo subito al prossimo. Il prossimo profumo, ragazzi, è il secondo Frederick Malle che ho snasato, che è appunto Lipstick Rose di Frederick Malle. Profumo nato, uscito, scusate, nel 2000. Aspettate, ecco qua. Wow, questo l'ho solo snasato la prima volta, non me lo ricordavo. Wow. Le note sono senza piramide olfattiva, sono ambra, muschio, rosa, vaniglia, violetta e vetiver. Questo forse da questa violetta è reso molto polveroso e floreale e tutto questo appunto supportato da una dolcezza di fondo, forse dall'ambra o dalla vaniglia chiaramente. Comunque sì, generalmente è un bel polverosone, anche se non è riportata, io sento abbastanza una nota fruttata, forse non è riportata perché è la rosa aggiunta in questa fragranza che prende quella sfumatura fruttata, infatti lo sento bello fruttato, è comunque polveroso, non dall'iris ma penso dalla violetta e sì, fruttato, penso dalla rosa. Il vetiver, onestamente, non lo sento se non poco in sottofondo, ma faccio fatica. Anche questo, come quello di inizio, lo vedrei meglio su una femmina, su una ragazza. E niente, questo mi dà quasi l'impressione di sembrare un bagnoschiuma. Starebbe molto bene come bagnoschiuma questo. Non è assolutamente un difetto, anzi, è un complimento perché sa molto di pulito, ma è quel pulito dolcino che è molto bello e sta molto bene su una ragazza, appunto. La durata di questo profumo è 7,6 per la community e il sillage 6,8, moderato ma comunque buono. Le stagioni perfette per questo profumo, a mio parere, sono primavera e autunno, anche se in autunno lo vedrei benissimo alla sera, ecco. In estate invece forse inizia a diventare un pochettino troppo dolce, però ancora una volta i profumi sono vostri, fateci quello che volete, io questi do solo i miei consigli e per me è questo, ecco. Passiamo subito, comunque ripeto, ottima qualità del marchio, mi ha davvero stupito, non vedo l'ora di sentire altre fragranze di Frederick Malle. Andiamo subito al terz'ultimo profumo. Terz'ultimo profumo, ragazzi, veramente, questo l'ho anche indossato, l'ho provato, quindi l'ho studiato bene questo. Stiamo parlando di Musk Oud by Kilian. Questo profumo non l'ho messo, non l'ho inserito, wow, non l'ho inserito nel video degli Oud, scusate, nel video dei muschiati, perché ancora non lo conoscevo, ancora non l'avevo studiato, ma davvero mi ha stupito quando l'ho sentito la prima volta. Le note di questo profumo sono limone, mandarino, cardamomo, coriandolo, cipresso, rosa, geranio, davana, rum, incenso, oud, muschio e patchouli. Davvero tantissime note dichiarate in questo profumo. Veramente assurdo. Il naso di questo profumo è ovviamente Alberto Morillas. Questo è sicuramente un legnoso, ma più di tutti io sento la rosa e l'oud. Infatti, a mio parere, è un floreale e anche molto speziato, forse dal cardamomo, forse sì, dal cardamomo penso. Anche il coriandolo si sente molto, anche un sentore un pochettino verde, sì. Ovviamente è un pochettino citrico, un pochettino agrumato in apertura, il limone e il mandarino fanno da padrone, e poi a lungo andare diventa una rosa, floreale appunto, bella muschiata, però io sento anche l'oud, io sento anche il sentore sporco in questo muschio. Infatti, io vi ho detto nel video dei muschiati Musk to Musk di Montale, questo mi ricorda Musk to Musk di Montale, però
molto, cioè con l'aggiunta di rosa, con l'aggiunta floreale della rosa. Dopo una mezz'oretta, un'oretta, si sente molto, io devo dire che ho avvertito l'incenso, queste sono state appunti che ho fatto dopo di averlo provato su pelle, quindi su di me io sento molto incenso, oud, come appunto sentivo anche in apertura, e il muschio e la rosa appunto. Queste sono le note che io sento a lungo andare, è un profumo molto molto buono e che mi ha stupito. By Kilian ho sentito due profumi, uno che ho anche recensito su TikTok, quindi date un'occhiata, che è Dark Lord, quindi By Kilian ottimo. È fatto nel 2013 da Alberto Morillas, la durata è 7,4 per la community, la scia è 7,1. Questo profumo lo vedrei benissimo nella stagione che sta arrivando appunto, perché è un muschiato, è floreale. È bello chiaro, però c'è l'oud che sporca tutto. Quindi, secondo me, inverno-autunno, questo dà il meglio. Anche un pochettino, forse in primavera, ma primavera di sera e anche in estate, qualche serata ventilata, non assolutamente serate calde. By Kilian, una garanzia. Andiamo subito al penultimo profumo di oggi. Ragazzi, penultimo profumo Zeta di Morphe. Su questo profumo non mi dilungherò molto. Le note sono ambra della Nuova Zelanda e mandorla italiana. Queste sono le uniche due note dichiarate, ma ragazzi, questo a mio naso clone di Baccarat Rouge, quindi niente ragazzi. Io non ve ne vorrei parlare, è buono, ma vi consiglio di prendere ovviamente Baccarat Rouge. Non vorrei parlare sul mio canale di cloni, comunque se volete andare ad approfondire questo profumo Zeta di Morph, andate a sentirlo. Oppure cercate su Fragrantica, cercate su altri siti le note e tutto e le recensioni. Io non vorrei parlare di cloni sul mio canale, quindi Zeta di Morph, ve lo dico, lo cito. È comunque un buon profumo, ma dato che si tratta di un clone, a mio parere, non ne parlerò. Andiamo all'ultimo profumo. Con questo ovviamente non voglio dire che fa schifo, ma semplicemente non rispetto, non rispetto, rispetto il lavoro di tutti, ma non condivido le scelte dei brand che fanno cloni o molto simili, ecco. Comunque, ultimo profumo. Attenzione, questo è molto buono. Aloha Tiare di Comptoir Sud Pacifique. Primo profumo che sento di questo marchio. Le note sono frangipane in testa, cuore, tiare e ylang ylang. E invece in base abbiamo benzoino, cocco, muschio, vaniglia e monoi, che sarebbe, o olio di monoi, che sarebbe un fiore bianco. Me lo sono andato a cercare perché non sapevo di questo fiore, non sapevo l'esistenza di questo fiore. Si chiama Monoi ed è un fiore bianco. Questo profumo è storico, è del 1984, non so se sia stato riformulato, comunque i siti da cui ho cercato mi dicono che è del 1984. Nonostante questo, molto buono, molto estivo, è il solito, non è il solito, però è il solito estivone. Anzi, il classico estivone, cocco, fiori gialli con appunto tiare e ylang ylang, con la vaniglia, quindi molto dolce ma estivo. Questi secondo me sono gli unici dolcini che si possono usare anche in estate e primavera, cioè quelli col cocco, ylang ylang. Chiaramente il cocco c'è, non è il protagonista di questa fragranza. I fiori gialli sono il protagonista, i fiori bianchi si sentono. È fresco e appunto non è un dolcione, ma è un dolcino fiorito, quindi non proprio dolcione da inverno, ma è un dolce dato dai fiori gialli e vaniglia, probabilmente cocco e muschio che lo rende appunto bello rotondo. Come dicevo prima, può ricordare la crema solare? Sì, questo tipo di profumo, ma lui secondo me non sa, cioè non ce lo vedrei bene su una crema solare. Ma le vibes sono quelle, però io vedrei molto un vanilla vibes, scusate il gioco di parole, come crema solare che è questo, perché questo lo vedo proprio come profumo, come rinfrescante per l'estate. La durata di questo è 6,5 e il sillage 6,2, niente di che, però per la sua utilità, quindi pieno giorno estivo e anche pieno giorno primaverile, è perfetto. Ragazzi, per questo video è tutto, spero che questi campioncini studiati e ristudiati dal mio naso vi siano piaciuti, spero che le mie recensioni, i miei pensieri vi siano stati d'aiuto. Andate a provare questi profumi e fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto. Fatemi sapere anche il prossimo video che volete vedere sul canale, io andrò avanti, continuiamo a spingere. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!